Ragazze, bentornato a un nuovo video. Oggi mi vedete struccata, ma solo con il trucco occhi fatto e le sopracciglia, perdonatemi, ma non mi potevo vedere in quelle condizioni. Ma poi per il resto sul viso non ho nulla. Qui se vedete sotto lo specchio, perché oggi rifaremo la prova. Cosa che io ho fatto poi in tutti questi giorni dopo che voi avete visto il video dove quello intitolato in pratica Epic Fail sul nuovo fondotinta di Nabla, ovvero questo qui, il close up. E quindi a questo punto ho deciso, visto che ho trovato dei metodi giusti di applicazione e soprattutto mi sono trovata molto 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 e potrei ripetere molto all'infinito, meglio, ho deciso appunto di filmare questo video, anche perché secondo me, visto che è un prodotto tanto chiacchierato, tanto amato, tanto odiato anche tra parentesi, ho deciso appunto di dirvi la mia a distanza di qualche giorno e cambiando diverse applicazioni. Allora, io sono arrivata alla conclusione che io parlo ovviamente sulla mia pelle, che comunque è una pelle mista, ma che in alcune zone può essere secca a seconda un po' del periodo in cui siamo, e in altre può essere invece un po' più grassa. Quindi, tralasciando appunto questa cosa, c'è da dire principalmente una cosa sostanziale: il pennello, quello che è, aspettate che lo prendo, vabbè, non ci fate caso, è sporco comunque. Quello che io ho acquistato insieme al mini kit, insomma, dove c'era il mini fondotinta e il pennello, a me questo pennello con questo fondotinta, ripeto, con questo, non mi piace per niente. Trovo che questa texture di questo fondotinta non va d'accordo con questo pennello, o perlomeno sulla mia pelle non è quello che può funzionare, insomma, al meglio. Peccato, perché voglio dire, se uno compra un pennello già in un kit con il fondotinta, in teoria si aspetta che questo dovrebbe funzionare al meglio, ma purtroppo nel mio caso non è stato così. Chi non avesse visto il video, vi rimando al video Epic Fail Nabla, lo trovate qui nei miei video sul canale, perché se no non sa ovviamente di che cosa sto parlando. Per chi invece già l'ha visto e comunque ha visto tutto quello che è successo in quel video, vi dico una cosa. Allora, quando se ne andava via proprio sul dorso del naso, è una cosa che proprio mi ha dato terribilmente fastidio, perché neanche un fondotinta, tra virgolette, più economico me l'ha mai fatto. Quindi è una cosa che io sono rimasta senza parole, vi giuro. Quindi, siccome io sono testa dura nelle cose, poi quando mi fisso con una cosa non c'è verso, ho deciso appunto di registrarvi una seconda applicazione. Io l'ho provato in questi giorni, ovviamente, mi sono fatto un'idea ben precisa. Quindi so quali strumenti, tra virgolette, funzionano meglio sulla mia pelle e quali no. Quindi sono arrivata alla conclusione che, allora, innanzitutto io avevo messo un primer di quelli liscianti, un attimino. In quel caso nel video era quello nuovo di Astra, che il primer di per sé è ottimo e funziona con tantissimi fondotinta, ma non va assolutamente d'accordo con quello di Nabla. Questo ci tengo a sottolinearlo, almeno sul mio tipo di pelle non è stato un disastro. Il pennello di certo non ha aiutato, la spugnetta neanche. Quindi, in sostanza, io il giorno dopo ho deciso di provare il fondotinta senza primer, senza nulla, quindi non dandogli nessun aiuto, tra virgolette, in più o in meno, perché in quel caso ha peggiorato soltanto, ma di applicare il fondotinta semplicemente senza nulla, quindi senza primer, senza nulla. Ho fatto ovviamente la mia solita skincare e ho applicato il fondotinta con questo pennello di Essence, che in realtà è un pennello da blush, ma come sapete io lo uso tantissimo per applicare diversi fondi, e quindi ho deciso di applicarlo con questo pennello. Con questo pennello io ho avuto una resa infallibile, non è andato via nel dorso del naso, il fondotinta è durato tutto il giorno tranquillamente, e quindi assolutamente per me è stata già una cosa super super positiva. Tra l'altro, più lo usavo e più mi rendevo conto che questo fondotinta, purché non ha assolutamente la stessa coprenza, quindi questo lo sottolineo e lo specifico già prima di
fare questo discorso, a me ricorda come texture tantissimo quello di Fenty Beauty, da me tanto amato, Profilter Foundation. Perché? Perché è un fondotinta anche quello molto corposo e che si asciuga subito quando si applica, idem fa questo perché fa la stessa cosa. Si può comunque però paragonarlo in termini di coprenza, perché Fenty Beauty il Profilter è molto molto più coprente e assolutamente di questo di Nabla, questo in confronto sembra una BB cream. Quindi quando ho capito questa cosa ho deciso di attuare la mia solita strategia che uso con quello di Fenty Beauty, e da lì ho avuto tutte le porte aperte perché il fondotinta si è rivelato tutta un'altra cosa. Quindi io farei di nuovo la stessa cosa che sto facendo in questi giorni: applico il primer, questo qui di Fenty Beauty, che si chiama, non mi ricordo mai, si chiama Pro Filter Instant Retouch Primer. Lo agito un attimino giusto per farlo uniformare bene e ne applico qualche pump sul viso. Allora, con questo primer il fondotinta di Nabla non mi ha creato nessun problema assolutamente, anzi mi dura tantissimo, si stende da Dio. L'ho rivalutato tantissimo proprio per questo motivo, perché quando trovate il metodo di applicazione assolutamente poi tutto funziona in un altro modo. Allora, per prima cosa direi di concentrarci appunto sul fondotinta e aspettate, lo agito anche lui, anche se è una mini size, però va fatto. Un'altra cosa che mi avete detto in tante voi in quel video, mi avete scritto nei commenti che il fondotinta vi sembrava troppo chiaro per il mio incarnato, come se io avessi, diciamo, cannato un po' il colore, ovvero sbagliato, ma in realtà non è così, perché poi ora vi farò vedere che su di me il colore poi dopo è perfetto, ossida leggermente sulla mia pelle, non tantissimo da dire un tono, due toni eccetera eccetera, ma leggermente ossida. Quindi io direi di applicarlo con il mio pennello, che l'ho applicato tutti i giorni, l'ho preso pulito per l'occasione, quindi ritenetevi fortunate, e vado praticamente ad applicarlo come faccio appunto io, come ho fatto in questi giorni, ovvero poco e stendendolo tutto, perché sennò appunto si asciuga in fretta e non si lavora poi bene sul viso. Appena lo stendo, ovviamente il fondotinta è chiarissimo, perché cioè proprio voi lo vedete che comunque appena si stende sembra tipo che mi sbianchi di più, ma non vi preoccupate, poi dopo la situazione migliora. Infatti anch'io in quel video ho avuto l'impressione di aver sbagliato letteralmente il colore, ho detto no vabbè, l'ho preso tipo tre toni più chiari del mio incarnato, non che io fossi una persona insomma con un incarnato più colorito o più scuro, ma semplicemente appunto perché mi sembrava così, perché comunque vedevo che il prodotto via via che lo stendevo insomma era super chiaro sul viso. Infatti anche ora, se notate, sembra che tipo io sto stendendo tipo qualcosa di bianco fondamentalmente, però poi in realtà non è così, perché ve l'ho detto, io lo sto usando già diversi giorni e vi dirò, mi ha sorpreso tantissimo in termini di qualità e soprattutto di durata, perché la coprenza non è migliorata, perché anche se ho cambiato pennello rimane sempre quella, non vi preoccupate, perché non più secondo me di medio-bassa coprenza, come dissi anche nel video, non ha. Però appunto vabbè, questo tanto non mi interessa un'eccessiva coprenza a me, anche se sono abituata a fondi molto molto più coprenti, devo dire, però comunque non mi interessa, non è quello che cerco in un fondotinta. L'unica cosa che cerco è sicuramente il fatto che deve durare durante il giorno, non mi deve far lucidare tantissimo la pelle, e se poi anche un po' tra virgolette più leggero in vista dell'estate, quello che è solo un punto a suo favore, quindi non è questione di che non va bene sotto questo punto di vista. Allora, ora io finisco di stenderlo un attimino. Cioè, vedete, asciuga subito, cioè non potete lasciarlo lì e poi tipo lavorarlo piano piano, perché asciuga immediatamente, cioè proprio immediatamente. È già asciutto, cioè nel pennello non c'è più niente. Ora, vedete, già il colore si sta andando a
uniformare e comunque aspettate perché ancora un pochino tenderà appunto ad ossidare senza problemi. Ho visto in questi giorni e la resa è stata quella. Una cosa che mi piace tantissimo e che ho notato appunto in questi giorni è la durata di questo fondotinta. È veramente super super duraturo nel corso della giornata e soprattutto non mi va appunto a lucidare la pelle, quindi è una cosa che mi piace tantissimo. Però io continuo a dire che non lo consiglierei assolutamente a chi ha una pelle super super secca o comunque molto molto segnata, quindi una pelle insomma un po' più matura, perché secondo me con questo fondotinta si troverà non male di più, perché comunque io vedo che anche in questi giorni, anche se avevo tipo una piccola screpolatura sul naso o una pellicina o comunque un po' di secchezza o non idratavo abbastanza bene la pelle, era un disastro. Quindi assolutamente no. In video, in foto, l'effetto viene super levigato, super photoshoppato, eccetera, eccetera. Dal vivo vi dico che in questo modo con il primer di Fenty Beauty è una bomba, perché non è più come prima, assolutamente. Non si sente proprio, perché io mi sento, cioè, se tocco il viso io non lo sento il prodotto e soprattutto è come se avessi tipo una BB cream, quindi sotto questo punto di vista infatti è un plus assurdo, perché comunque andiamo verso la primavera estate, quindi è perfetto. Vedete adesso come si è ossidato e comunque come cioè non mi fa stacco assolutamente, ma neanche comunque ossida da dire sto ossidando a 3 toni in più del mio incarnato, è troppo giallo, è troppo arancione, eccetera eccetera. No, il colore è proprio perfetto per me e infatti io sono sicura che appena finirò questa mini size, se le cose continueranno così, perché non si può mai dire, io comprerò la full size proprio a dimostrazione che comunque provandolo con il mio pennello solito, questo è anche uno dei pennelli con cui ci stendo quello di Fenty Beauty e che mi dà il meglio in assoluto di stesura, di lavorazione della texture e tutto, quindi assolutamente per me è una cosa super positiva. In realtà non si vede niente sul viso, nel senso è come se io non avessi nulla, sembra tipo quasi pelle nuda, ma in realtà appunto ho il fondotinta, non mi fa strato perché appunto non è pastoso, nel senso che si deve vedere tipo mascherone, e io a me sinceramente piace tantissimo, cioè più lo guardo e più mi piace. Una cosa che poi ho notato anche usandola in questi giorni e facendo questi vari test, io l'ho provato anche con altre cipre, a settarlo con altre cipre, però secondo me la miglior cosa è usare o la propria, quindi quella sempre di Nabla, la Close Up Smoothing Pressed Powder, oppure usare quella di Fenty Beauty, anche con quella dà il meglio di sé, visto che comunque noi abbiamo applicato appunto il fondo e abbiamo a disposizione la cipria, che io vi ricordo aver preso in colore light ovviamente, ma non poteva essere diversamente, andrei appunto ad utilizzare lei, perché così almeno vi faccio vedere appunto tutto. La cipria devo dire è sottilissima, non si sente assolutamente, cioè non fa spessore, non fa neanche flashback nelle foto, quindi assolutamente è una cipria che mi piace tantissimo. Va comunque a levigare ulteriormente la pelle e infatti è questo che mi piace. L'unica cosa che, se devo proprio trovare diciamo il pelo nell'uovo come si dice, è che fa tanto, ora aspettate ve lo faccio vedere, e ecco, si vede tranquillamente che è comunque molto molto polverosa e sgretola tantissimo. Ecco, l'unico difetto tra virgolette, se vogliamo, che posso trovare è questo qui. Quindi, però sette il fondotinta da Dio, a me piace tantissimo. Se poi toccate dopo aver messo questa cipria la pelle sul viso, cioè ve la sentite proprio come un effetto tipo appunto Photoshop, ovvero liscissima al tatto, cioè non so, il viso proprio è un po' il finish appunto di quella di Fenty Beauty, nonostante quella comunque in polvere libera, però questa ha lo stesso, proprio lo stesso finish, nel senso che comunque è super setosa, super morbida al tatto, quindi è una coccola anche applicarla. Quindi la cipria infatti mi aveva colpito subito.
Allora, una cosa che continuo a dire dopo quel video e a mantenerla sicuramente uguale è che la spugnetta a me non è piaciuta per niente. Spugnetta e pennello sono per me due attrezzi che assolutamente non mi sono piaciuti proprio. Allora, la spugnetta non mi è piaciuta per il semplice fatto che o da asciutta o da bagnata o comunque da semi bagnata, in qualsiasi modo io l'ho usata, mi porta via il fondotinta o il correttore, quindi è una cosa che odio. Infatti, se avete visto in quel video, io cercavo di tamponare sul dorso del naso più prodotto il fondotinta e cercare di farlo fissare e me lo portava via. L'ho riprovata anche ad usarla bagnata sia con il Fix Plus e sia con lo spray... aspettate il timer... ok, e sia con lo spray di Too Faced, è un setting spray che uso di solito per bagnare le spugnette, anche quelle di Primark, ma in questo caso la spugnetta proprio non ne vuole sapere. Quindi io la spugnetta sinceramente, è così come il pennello, non ve li consiglio assolutamente. Più che altro, se volete proprio provare, andate di mini taglia di fondotinta, perché secondo me questa è la scelta più giusta. L'unica cosa che mi sarebbe un po' piaciuta, che però purtroppo non hanno fatto, è di avere magari le mini sites, per esempio tipo come fece Essence con, anche se era un esclusivo online di Cosmetic for Less, però quando uscì il fondotinta quello piccolino, che non mi ricordo ora come si chiama, ovvero lui, l'Instant Perfect, fecero proprio delle mini sites piccolissime, tipo 6 o 7 colorazioni, e chi voleva poteva acquistare questo kit per provare tra virgolette il prodotto e trovare la sua colorazione. Ecco, questo secondo me sarebbe stata una cosa perfetta, più che fare un kit fondotinta piccolino e pennello. Io onestamente avrei scelto di fare un kit anche per dire 5 colorazioni diverse, partendo tipo dalla light alla medium, quindi 5 scalature di colorazioni diverse, e far uscire dei kit in questo modo, poi magari da medium a dark, insomma per dare la possibilità un po' a tutti di provare più colorazioni. E sicuramente secondo me era una valida alternativa, però insomma tutto sommato poi già è tanto che hanno fatto le mini sites, perché comunque non tutti quando lanciano un fondotinta fanno anche i formati più piccoli, quindi c'è da dire anche questo. Quindi per quanto mi riguarda, io adesso, oggi come oggi, dopo tutte le prove che ho fatto sia per conto mio e sia avervelo mostrato qui in video, posso dirvi che per me il fondotinta non è stato più un epic fail, ma è stato proprio amore dopo a prima vista, o meglio amore a seconda, dalla seconda applicazione in poi nel mio caso. Però ora, a parte gli scherzi, comunque veramente a me sta piacendo tantissimo, me lo vedrete usare tante tante volte, perché comunque è un prodotto, ve l'ho detto, leggero, perfetto secondo me per la primavera estate, e nulla toglie che appunto appena finisce la mini size o andrò a comprare la full size, perché appunto ha le caratteristiche di un fondo che piace a me, ma con i dovuti accorgimenti, come dico io. Allora vabbè, giusto che siamo a chiacchiera, come dico io, finiamo di provare qualche altro prodotto nuovo che non vedo l'ora di provare. Allora, voglio provare questo qui, anche se io in realtà l'ho già provato due volte, però in video con voi non l'ho provato, e giusto che abbiamo fatto qui la base col fondotinta, direi appunto di andare a dare un po' di blush e mettere magari un rossetto insieme, e poi finiamo il video così. Allora, voglio usare con voi questo qui, perché intanto mi avete scritto che il colore vi è piaciuto tantissimo e vi piace da morire questa colorazione, che trovate anche voi come me che sia una colorazione davvero diversa da quelle comunque proposte anche da altri brand e anche da Kiko stesso. Sto parlando del blush della collezione Ocean Feel, il numero 2 Bon Mine, che è questo fucsia molto molto particolare, devo dire, perché poi secondo come lo colpisce la luce sembra più fucsia, più anche all'interno un po' di pesca, quindi è un colore veramente molto difficile da descrivere. Allora, direi di prendere un pennello tipo questo, che tanto l'avevo già usato, lo vedete sporco proprio del suo blush, e andiamolo ad applicare proprio un pochino, giusto per finire tra virgolette questa base. Ah, poi magari vi dico anche ora parlando cosa ho applicato, insomma, di altre cose. In realtà non ho fatto nulla di che, come potete vedere, perché ho optato per fare un trucco tra virgolette molto molto neutro, insomma,
pur rimanendo appunto un po' colorato tra virgolette dalla presenza appunto della matita. Matita che immaginate sicuramente quale sia, sicuramente non starete sbagliando, perché è appunto quella di Kiko che vi ho mostrato nel video della collezione Ocean Feel, ed è la numero 01 che ho messo semplicemente come liner, e per non lasciare l'occhio tra virgolette nudo ho messo questa qui. Aspettate che non riesco a prenderla. Ho fatto un mix piega e sfumatura della palette di Pixie, così ve la faccio vedere perché questa non ve l'avevo ancora fatta vedere credo nei video, che è la Natural Beauty, che è la mia preferita fra le due che avevo ricevuto, e ho usato questo colore chiaro qui insieme al Long Lasting di Kiko, questo qui il 28 se non sbaglio, no è il 45, comunque sì, è sempre il color burro, quindi quello lì sopra, cioè nella palpebra mobile sopra ho messo questo qui che è un avorio semplicissimo, piega questo colore qui che è un po' più chiaro e poi questo qui che è un po' più scuro insomma nella parte finale, ma proprio sono stata molto molto leggera, quindi niente di che. E invece la cosa più interessante degli occhi è il mascara che ho usato, questo qui, il Double Dream Mascara di Puro Bio, che io ho acquistato dopo aver visto le stories di Clio, che me l'ha fatto ordinare praticamente all'istante, tipo potere del... non del packaging in questo caso, ma della persona. È uno scovolino molto molto particolare, con dei dentini più larghi, più stretti eccetera eccetera, è molto particolare ed è in silicone, e infatti io non ero convinta di prenderlo perché di solito questi scovolini sulle mie ciglia non danno il meglio assolutamente, anzi sono tipo dei flop, perché io ho le ciglia lunghe ma non ho tanto volume e tanta curvatura, e quindi di solito questi scovolini tendono ad essere un flop. Comunque vi faccio vedere meglio lo scovolino più nel dettaglio, giusto per farvelo vedere meglio. E io in realtà ho fatto 3 passate, vi dico la verità, non ne ho fatta una. Allora, ho fatto la prima, ho aspettato 3 secondi, ho fatto la seconda, stesso discorso, altri 3 secondi, e poi ho fatto la terza. Magari ora vi zoomo e vi faccio vedere meglio il risultato appunto sulle mie ciglia. Ecco, io penso si possa apprezzare, perché vedete che volume che mi ha dato, e soprattutto lunghezza, volume, curvatura, tutto, praticamente mi ha dato tutto. Dopo avervi fatto vedere il mascara, anzi fatemi sapere se l'avete provato, la prima applicazione devo dire non è stata proprio delle migliori, perché mi ha sporcato tutta la palpebra, ma dopo si è assestato un attimino, quando poi ho fatto già la terza, la quarta applicazione è andato molto meglio, quindi per quanto mi riguarda ovviamente questo è promosso per il momento. Dopo essere indecisa su che rossetto applicare, anche se non devo fare nulla di spettacolare, allora vorrei andare ad applicare questi due prodotti qui mini, che sono appunto quelli di Primark che vi ho fatto vedere nelle stories, vi ho fatto un video haul tra virgolette nelle stories l'altro giorno di tutte le cose che avevo preso da Primark, che veramente erano tantissime, e appunto fra tutti gli acquisti c'erano questi set di matita mini e rossetto mini, che sono diciamo i formati nuovi che hanno fatto per le vacanze, quindi tutta un po' una linea di mini size, e io ho scelto il kit con il rosa, che non c'è nome quindi non vi so dire come si chiama, ma tanto è l'unico colore quindi lo trovate, e il kit con il rosso, quindi io direi di andare a applicare il rosa visto che abbiamo fatto una cosa molto soft. Non voglio mettere il rossetto rosso perché comunque tanto devo stare in casa, come vi dicevo. Io ancora non l'ho provato questo, quindi non l'ho neanche sbocciato, vi dico la verità. La matita devo dire che è un rosa molto molto bello, cioè è quasi simile al colore delle mie labbra. E invece andiamo ad applicare anche il mini rossetto, che è troppo carino, veramente. È uno di quelli matte, c'è solo scritto matte lipstick. Scusate ma è il telefono che mi suona di continuo. Tra l'altro ho comprato la cover nuova del cellulare,
che è questa qui, proprio trasparente al massimo, cioè proprio super trasparente, super tranquilla, come dico io. E in realtà, appunto, anche vedete qui nei bordi è trasparente. Comunque è super trasparente, mi piace tantissimo, perché ultimamente sto riscoprendo le cover sobrie, come dico io, e non quelle super colorate, eccetera eccetera. Infatti l'ho comprata apposta proprio perché ho voluto mantenere il telefono proprio super super sobrio e trasparente, perché mi piace questo colore, cioè questa cosa che tipo si vede e non si vede, insomma, tipo mistero. Allora, il rossetto mi sembra proprio veramente quasi perfetto il colore delle mie labbra, come la matita, e mi piace tantissimo. Ok, questo è il rossetto applicato e trovo che veramente nel complesso è proprio un color labbra molto molto naturale, opaco, sul rosa, e quindi è perfetto per me. Anche il blush mi piace da morire, perché non è un, cioè, nonostante sembra super intenso quando lo vedete nel packaging o che lo svuociate, però poi sfumato è molto molto delicato, molto naturale. Niente ragazze, questi erano tutti gli aggiornamenti, quindi per quanto riguarda il fondo di Nabla, e insomma vi ho dato la mia impressione, spero più dettagliata e più completa possibile. Voi fatemi sapere se nel frattempo l'avete comprato o non l'avete comprato, se avete avuto anche voi dei piccoli problemi, se avete cambiato metodo di applicazione, insomma fatemi sapere la vostra come sempre. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio, ciao!